fiesta dinanzi alla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Gli studenti di Barcellona attendono l'arrivo degli sposi. Sono carlisti, come le dame e i cavalieri assiepati nella piazza. Ci sono più di 10.000 persone. E appena la principessa Irene d'Olanda e il principe Ugo Carlos di Borbone scendono dall'auto, i carlisti salutano il pretendente al trono di Spagna al grido di Viva il Re. In chiesa, le principesse di Borbone hanno un gran da fare per sistemare il velo di pizzo lungo 6 metri. Il cuscino sul quale si inginocchia la sposa contiene terra olandese, quello dello sposo terra di Navarra e di Catalogna. La principessa, per sposare Ugo Carlos, ha sfidato la tradizione familiare e la storia del suo paese. Ora è sola in questa immensa chiesa. I reali d'Olanda seguono la cerimonia attraverso la trasmissione televisiva. Il cardinale Jobbe unisce gli sposi secondo il rito de Nuestra Madre Iglesia. Ecco, in questo momento, Irene Emma Isabella di Orange Nassau, sposa di Ugo Carlos di Borbone, cessa di essere cittadina olandese e non può vantare alcun diritto alla successione al trono d'Olanda. In Vaticano Paolo VI riceve gli sposi per una breve udienza nella sua biblioteca privata. Irene si è convertita di recente alla religione cattolica. Per lei questo breve colloquio è particolarmente toccante. Ricorderà sempre questo momento e terrà sempre con sé il crocifisso antico donatole dal pontefice.